Before the Flood, punto di non ritorno, è il frutto di uno studio di 3 anni sul tema dei cambiamenti climatici. Durante le riprese, ho girato il mondo per documentare gli effetti di questo fenomeno sul pianeta e sugli esseri viventi. Mi sono confrontato con scienziati, leader mondiali e attivisti sulla necessità di agire con tempestività. Before the Flood sarà trasmesso in 171 paesi e in 45 lingue, senza pubblicità, su National Geographic Channel. Ascoltami, per favore. Come me, tu sei un Homo sapiens, un uomo pensante. La vita, un miracolo dell'universo, è comparsa circa 4 miliardi di anni fa. In noi esseri umani, soltanto 200.000 anni fa. Eppure siamo riusciti a sconvolgere l'equilibrio che è indispensabile alla vita stessa. Ascolta attentamente questa storia straordinaria, che è anche la tua, e poi decidi che cosa vuoi fare. Queste sono le tracce delle nostre origini. All'inizio, il nostro pianeta non era altro che un caos di fuoco. Una nube di particelle di materia, uguale a tanti altri ammassi stellari nell'universo. Tuttavia, qui è nato il miracolo della vita. Alla giusta distanza dal Sole, non troppo lontano e non troppo vicino, la Terra è in un equilibrio perfetto che le permette di conservare l'acqua allo stato liquido. L'acqua traccia dei percorsi, come le vene del corpo umano, i rami degli alberi, come vascelli che apportano linfa vitale al pianeta. Il motore della vita è la connessione. Tutto è collegato. Niente basta a se stesso. Acqua e aria sono inseparabili, unite nella vita e per la nostra vita sulla Terra. La condivisione è essenziale. La nostra Terra si basa su un equilibrio in cui ciascuno ha un ruolo preciso ed esiste soltanto grazie all'esistenza di un altro. Un'armonia delicata e fragile, basta un nulla per spezzarla. La Terra calcola il suo tempo in miliardi di anni. Ci sono voluti più di 4 miliardi di anni per creare gli alberi. Nella catena delle specie, l'albero è come una scultura vivente perfetta, una sfida alla forza di gravità. È l'unico elemento naturale che è in perpetuo movimento verso il cielo. Cresce senza fretta, attirato dal sole che nutre le sue foglie. L'albero ha ereditato dai minuscoli cianobatteri la capacità di catturare l'energia della luce. La accumula e se ne nutre, trasformandola in legno e foglie che poi si decompongono in una miscela di acqua, minerali, vegetali e sostanze organiche. E così, gradualmente, si è formato il suolo. Il suolo brulica di un'attività incessante di microorganismi che lo nutrono, lo scavano, lo arieggiano, lo trasformano e creano l'humus, il fertile mantello a cui è collegata tutta la vita sulla Terra. La Terra è un miracolo. La vita resta un mistero. Si formano le famiglie di animali, unite da abitudini e riti, che si tramandano attraverso le generazioni.
Nella grande avventura della vita sulla Terra, ogni specie ha il suo ruolo, ogni specie ha il suo posto. Nessuna è inutile o dannosa. Tutte contribuiscono all'equilibrio. È allora che tu, Homo sapiens, uomo pensante, entri in scena. Raccogli i benefici della meravigliosa eredità di 4 miliardi di anni di vita della Terra. Hai soltanto 200.000 anni, ma hai cambiato la faccia del mondo. Malgrado tu sia vulnerabile, hai preso possesso di ogni habitat e conquistato interi territori, come nessuna specie aveva mai fatto. L'uomo ha modellato il suolo con la pazienza e la devozione che la terra esige, come un gesto rituale che ricomincia senza sosta. L'agricoltura è ancora l'attività più diffusa sul pianeta. Metà della popolazione mondiale coltiva la terra e più di tre quarti lo fa manualmente. L'agricoltura è una tradizione che si tramanda attraverso le generazioni con il sudore, il duro lavoro e la fatica, perché l'uomo sa che è indispensabile alla sopravvivenza. Dopo aver contato solo sulla sua forza per tanto tempo, l'umanità scoprì un modo per attingere all'energia sepolta nelle profondità della Terra. Queste fiamme hanno origine dalle piante, sono una riserva di sole, energia pura, l'energia del sole, catturata in milioni di anni da milioni di piante più di 100 milioni di anni fa. È carbone, è gas, ma soprattutto è petrolio. È questa riserva di sole che ci ha liberati dalla schiavitù della terra. Con il petrolio è cominciata l'era dell'uomo che si libera dalle catene del tempo. Con il petrolio, alcuni hanno conosciuto un benessere senza precedenti e in 50 anni, nell'arco di una sola vita, la Terra è cambiata più radicalmente che in tutte le generazioni precedenti dell'umanità. La nostra agricoltura dipende dal petrolio. Sfama il doppio di esseri umani sulla Terra, ma ha sostituito la varietà con la standardizzazione. Ha regalato a molti di noi un benessere insperato, ma ha reso il nostro modo di vivere del tutto dipendente dal petrolio. Questa è la nuova misura del tempo. L'orologio del mondo ormai batte al ritmo di questi meccanismi infaticabili che attingono alla riserva di sole. L'intero pianeta ascolta questi metronomi delle speranze e delle illusioni. Speranze e illusioni che aumentano con i nostri bisogni, i desideri sempre più insaziabili e gli sprechi. Sappiamo che la fine del petrolio è imminente, ma ci rifiutiamo di crederci. Non abbiamo capito che stiamo per esaurire quello che la natura ci fornisce. Stiamo distruggendo il ciclo di una vita che ci è stata donata. Il nostro sviluppo non ha mantenuto le sue promesse. In 50 anni il divario tra ricchi e poveri è aumentato come non mai. Oggi metà della ricchezza mondiale è nelle mani del 2% della popolazione più agiata. Una tale disparità può durare? È la causa degli spostamenti di intere popolazioni di cui non abbiamo ancora compreso la portata. Un essere umano su sei
Vive in un ambiente precario, malsano, sovrappopolato, senza accesso alle necessità quotidiane, come acqua, impianti igienici, elettricità. In tutto il pianeta, i poveri frugano nella spazzatura per sopravvivere, mentre noi continuiamo a cercare delle risorse di cui non possiamo fare a meno. Ci spingiamo sempre più lontano, in zone che finora avevamo risparmiato e in territori sempre più difficili da sfruttare. Intorno al Polo Nord, la calotta glaciale ha perso il 30% della sua superficie in 30 anni. Ma con il riscaldamento della Groenlandia, l'acqua dolce di un intero continente si riversa in quella salata degli oceani. Eppure qui non ci sono industrie. I ghiacci della Groenlandia scontano le conseguenze dei gas a effetto serra emessi altrove. Il nostro ecosistema non ha confini. Ovunque siamo, le nostre azioni hanno ripercussioni su tutta la Terra. L'atmosfera del nostro pianeta è un insieme indivisibile, è un bene che condividiamo. Sulla superficie della Groenlandia stanno apparendo dei laghi. La calotta glaciale si sta fondendo ad un ritmo che neanche gli scienziati più pessimisti avevano previsto 10 anni fa. L'acqua dolce dei ghiacciai della Groenlandia si aggiunge gradualmente a quella salata degli oceani e le zone più basse di tutto il globo sono a rischio. Il livello dei mari si alza. Scaldandosi, l'acqua si dilata e ha causato solo nel XX secolo un innalzamento di 20 centimetri. Tutto diventa instabile. Abbiamo provocato fenomeni che non possiamo controllare. Fin dalle nostre origini, acqua, aria e forme di vita erano intimamente collegate. Ma di recente abbiamo spezzato questi legami. Affrontiamo la realtà. Dobbiamo credere a quello che sappiamo. Quello che abbiamo appena visto è il riflesso del comportamento umano. Abbiamo plasmato la Terra a nostra immagine. Ci resta poco tempo per cambiare. Come farà questo secolo a portare il peso di 9 miliardi di esseri umani se ci rifiutiamo di fare i conti con tutto quello che solo noi abbiamo fatto?
Il costo delle nostre azioni è molto caro. Altri pagano il prezzo senza avere responsabilità. Ho visto campi profughi, grandi come città, disseminati nel deserto. Quanti uomini, donne e bambini saranno lasciati sul ciglio della strada domani? Dovremo sempre costruire muri per spezzare la catena della solidarietà, separare le persone e proteggere la felicità di qualcuno dalla miseria di altri? È troppo tardi per essere pessimisti. Io so che un singolo uomo può abbattere qualsiasi muro. Nel mondo, 4 bambini su 5 vanno a scuola. L'istruzione non era mai stata garantita a tanti esseri umani. Tutti, dai più ricchi ai più poveri, possono dare un contributo. È troppo tardi per essere pessimisti. I governi proteggono circa il 2% delle loro acque territoriali. Non è molto, ma è il doppio rispetto a 10 anni fa. I primi parchi naturali sono stati creati solo un secolo fa. Ricoprono più del 13% dei continenti. Hanno creato spazi in cui l'attività umana si coniuga con la preservazione delle specie, del terreno e del paesaggio. Questa armonia fra gli uomini e la terra può diventare la regola. Negli Stati Uniti, New York ha capito quello che fa la natura per noi. Queste foreste e laghi danno acqua potabile a tutta la città. Nella Corea del Sud le foreste erano state devastate dalla guerra del Vietnam. Grazie ad un programma di rimboschimento, ora ricoprono il 65% del paese. Più del 75% della carta viene riciclato. Il Costa Rica ha fatto una scelta fra le spese militari e la conservazione del territorio. Il paese non ha più un esercito. Ha preferito investire le sue risorse nell'istruzione, l'ecoturismo e la protezione delle foreste primarie. Il Gabon è uno dei più grandi produttori di legno al mondo. Ha imposto l'abbattimento selettivo, non più di un albero per ogni ettaro. Le foreste sono la sua principale risorsa economica, ma hanno il tempo di rigenerarsi. Ci sono programmi che garantiscono uno sfruttamento forestale sostenibile. Devono diventare obbligatori. Per produttori e consumatori, la giustizia è un'opportunità che deve essere colta. Se il commercio è equo, ne beneficiano sia il venditore sia l'acquirente.
Ciascuno può prosperare e vivere dignitosamente. Come possono esserci giustizia ed equità se per alcuni gli unici attrezzi sono le mani nude e altri mietono i campi con le macchine e hanno sovvenzioni statali? Diventiamo consumatori responsabili. Riflettiamo su quello che compriamo. È troppo tardi per essere pessimisti. Ho visto un'agricoltura a misura d'uomo. Può sfamare l'intero pianeta se la produzione della carne non toglie il cibo dalla bocca delle persone. Ho visto pescatori attenti alle risorse ittiche e attenti alla ricchezza degli oceani. Ho visto case che producono la loro energia. 5.000 persone vivono nel primo ecoquartiere esistente al mondo a Friburgo, in Germania. Altre città collaborano al progetto. Mumbai è stata la millesima ad unirsi a loro. I governi della Nuova Zelanda, dell'Islanda, dell'Austria, della Svezia e di altre nazioni hanno deciso che lo sviluppo delle energie rinnovabili è la loro priorità. L'80% dell'energia che consumiamo proviene dalle fonti di energia fossile. Ogni settimana vengono costruite due nuove centrali a carbone soltanto in Cina. Ma ho anche visto in Danimarca un prototipo di centrale a carbone che rilascia il carbonio nel terreno invece che nell'aria. Una soluzione per il futuro? Non si sa ancora. In Islanda ho visto una centrale elettrica alimentata dal calore della terra, l'energia geotermica. Ho visto un serpente di mare posato sull'acqua per utilizzare l'energia delle onde e produrre elettricità. Ho visto impianti eolici sulla costa della Danimarca che forniscono il 20% dell'energia elettrica al paese. Stati Uniti, Cina, India, Germania e Spagna sono i maggiori investitori nell'energia rinnovabile. Hanno già creato più di 2,5 milioni di posti di lavoro. Su quali terre al mondo non soffia il vento? Ho visto zone desertiche che brillavano al sole. Sulla Terra tutto è collegato. E la Terra è collegata al Sole, la sua principale fonte di energia. Perché gli uomini non possono imitare le piante e catturare la sua energia? In un'ora, il Sole regala alla Terra la stessa quantità di energia consumata da tutta l'umanità in un anno. Finché la Terra esisterà, l'energia solare sarà inesauribile. Non dobbiamo fare altro che smettere di scavare e alzare gli occhi verso il cielo. Non dobbiamo fare altro che imparare a coltivare il sole. Questi esperimenti sono soltanto alcuni esempi, ma testimoniano una nuova consapevolezza, tracciano la via di una nuova avventura umana fondata sulla moderazione, l'intelligenza e la condivisione. È il momento di collaborare. Non ha importanza quanto abbiamo perso, ma quello che ci resta. Abbiamo ancora metà delle foreste, migliaia di fiumi, laghi e ghiacciai e migliaia di specie rigogliose. Oggi sappiamo che le soluzioni esistono. Abbiamo la capacità di cambiare. Allora, cosa stiamo aspettando?